L'architettura di sopravvivenza, Jona Friedman. Questo è un libro, come dire, per me è stato importantissimo, è tuttora importantissimo. L'ho letto in un parco, è un libro che mi ha molto cambiato la vita, davvero, un libro che ti colpisce nel cuore. È di un uomo che, Jona Friedman, classe 1923, 1923, un grande vecchio. È morto qualche mese fa, quindi ha vissuto sino a 96 anni, e sino a 94, 95 andava in giro a fare mostre, andava in giro a raccontare le sue cose, quindi una mente lucida, sovversiva, quello che ha scritto Utopie realizzabili. Ungherese, scappa dall'Ungheria, viene perseguitato, si rifugia in Francia, diventa ambasciatore delle Nazioni Unite, insegna in diverse università, cioè un uomo che, capite, ha lavorato per l'UNESCO, cioè un uomo che è unico. E ha lavorato su questo concetto dell'architettura di sopravvivenza, ovvero l'idea che il progetto, il disegno, il progetto della casa, dell'abitare, sia sempre un progetto che non ti condiziona, non ti fa, non ti impoverisce, ma ti libera. Ed è sovversivo, se ci pensate bene. Leggiamo cosa dice lui di che cos'è l'architettura di sopravvivenza. Un libro veramente molto molto bello, è molto facile da leggere, bellissimo. L'architettura può essere considerata architettura di sopravvivenza se non rende difficili, o piuttosto se le facilita, la produzione di cibo, l'approvvigionamento di acqua, la protezione climatica, la salvaguardia dei beni privati e collettivi, l'organizzazione dei rapporti sociali, la soddisfazione estetica di ciascuno. Se un'architettura riesce a garantire questo, tu sei libero, libero. Se invece un'architettura in cui tu entri in un tunnel di spese, di schiavitù con l'auto, di un piano dei tempi che ti fa saltare, ti ammali, e succedono queste cose nelle nostre città, allora quella non è una buona architettura, secondo Jona. L'architettura di sopravvivenza è dunque la ricerca di un'architettura e di un piano di vita che riducano la dipendenza di un individuo dagli altri, comportamento che è stato messo in pratica dalle persone povere ben prima che si fosse mai analizzato tale atteggiamento. Lui dice, guardate che i poveri insegnano, bisogna leggere la loro storia, la loro vita, le loro scelte di vita, i poveri insegnano e ci possono insegnare anche a fare gli architetti. Anche le architetture, anche l'urbanistica. Bene, guardate, è un libro che ti cambia la vita, ti cambia la vita. Ultima frase, che ci sono anche delle chicche comportamentali, ovviamente sullo stile di vita, sull'economia. Vi dico solo una cosa, pagina 31. La consuetudine è molto potente e l'animale umano cerca sempre di conservare gran parte delle proprie abitudini. Come dire, si continua a fare, a proporre quello che si sa fare. E questo è il vulnus anche del buon progetto di architettura, del buon progetto urbanistico. Invece lui dice sovvertire, che è la cifra della sua vita. Jona Friedman, l'architettura di sopravvivenza, come imparare dalla povertà a fare gli architetti, a fare gli urbanisti. Bollati e Boringhieri, 2009.